Ci aspettavamo risposte diverse se il provvedimento fosse stato quello proposto inizialmente dal ministro Bellanova. Purtroppo è stato modificato, è stato reso blando, per cui i numeri sono stati importanti, ma nel settore agricoltura ce ne saremmo aspettati naturalmente di migliori per far fronte ad una situazione straordinaria, perché Molteni parla, mi fa piacere anche ascoltarlo, ma non tiene minimamente conto dell'emergenza coronavirus e di come quell'emergenza lì ha stravolto condizioni su cui invece prima da anni si riusciva a gestire ad esempio le raccolte nei campi, perché c'erano prima quelli che venivano dai paesi dell'est qui regolarizzati a lavorare. Quest'anno non è stato possibile, ci siamo dovuti inventare uno strumento straordinario. Dopodiché i barchini, gli sbarchi delle ONG, Molteni parla e dichiara come se quest'anno fosse la prima volta che dal Nord Africa arrivano nelle nostre coste migranti economici, chi richiede asilo. Quando c'era Salvini, ministro dell'Interno, i barchini a Lampedusa c'erano pure, caro Molteni, non è un'apparizione di quest'anno, non è un qualcosa che compare soltanto perché c'è un governo di colore diverso dal tuo. Il tema è che bisogna gestirli, bisognerebbe gestirli in solidarietà nazionale. Quella mancanza dell'Europa, Molteni, che vedo pure io, dagli accordi di Malta ad oggi c'è stato il vuoto, ma andrebbe gestita unitariamente da questo Paese, pretendendo dai Paesi europei il rispetto degli impegni. Ma se noi dentro il nostro Paese abbiamo quelli che remano contro costantemente, partiti politici d'opposizione che remano contro, quando si tratta di chiedere risorse all'Europa chiediamo il recovery fund e abbiamo la Lega che va contro, quando c'è da gestire i fenomeni migratori chiediamo solidarietà all'Europa e la Lega che va contro. A voi della Lega interessa soltanto prendere voti, degli italiani non frega un tubo, questa è la verità. Allora, siccome devo dare la...